Ciao ragazzi, buonasera, bentornati sul mio canale. L'altro giorno stavo frugando tra i doppioni chiave in ufficio e mi è capitata una chiave che non è mai stata ritirata ed è questa qua. Questa qua è una chiave di Golf 5, ma è comune anche ad altre Volkswagen, ossia Volkswagen Polo, Volkswagen Fox. E anche forse il Caddy. Chiave semplicissima. Armatevi di batteria CR2032, una batteria da 3 volt. La potete trovare ovunque. Non vi serve nessun attrezzo particolare se non le vostre manine. Andiamo a vedere come sostituire la pila. Ed eccoci qua, la sostituzione di questa pila è abbastanza semplice e intuitiva, come vi ho già detto non serve nessun attrezzo, ci basterà aprire la lama, lo vedete che qua, in questa parte della chiave, sul retro, c'è una specie di feritoia, cioè una feritoia, c'è una linea che indica che questo è un pezzo separato dal corpo della chiave, ci basterà fare una leggera pressione. E andiamo ad aprire il coperchietto. Lo vedete che la batteria è una CR2032 da 3 volts. Per farla uscire, la clicchiamo. Andiamo col dito, ci schiacciamo su, la batteria salta via. Dopodiché ne prendiamo una nuova, ce la rinseriamo, facciamo una leggera pressione, vedete? La spingiamo in fondo, la batteria si risiede su. Andiamo di nuovo a mettere il suo coperchietto, clicchiamo fino a quando non fa tac. E la batteria è cambiata. Come sempre ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, commentate e grazie mille, alla prossima.